Ciao a tutti, bentornati sul canale di Genetic DNA. E dai, continuiamo un'altra avventura della nostra Laretta con una esplorazione di un'altra tomba. L'ultima volta è un po' che non facevo questo gioco, quindi avevo voglia di riprendere le avventure dell'esplorazione di un po' di questa isolozza. Quindi l'ultima volta abbiamo esplorato una tomba e adesso andiamo a cercarne un'altra che è qua vicino, vicino, eccola qua. Mettiamo il segnalino, pacchette. E andiamo a esplorare questa nuova tomba che si trova lì. Ok, è da tanto che non ci metto le mani, quindi non so se mi ricordo i comandi. Infatti, com'è che era? Ah, ok. Con il nostro super mega arco potenziato. Ok, già mi viene l'ansia. Buio. Posti bui. Com'è che si accendeva la torcia? Ok. Ok, sicuramente qua ci starò un bel po' a capire come cazzo funzionano questi piccoli enigmi, diciamo. Ok. Usiamo tanto l'istinto per evidenziare bene cosa. Sti posti bui. Questa caverna è un luogo di culto. Eccoci. Abbiamo trovato la tomba. E qua un altro accampamento per me. La 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 la. Quindi, oddio santo, ma qua che bel enigma. Che devo fare? Ok, qua smanno. Tirerò giù tante di quei. Che cazzo? Dove va quella boa? Cosa combinano qui dentro? Si danno alla pesca? La tomba pesca. Ci troviamo in una tomba pesca. Ok. Ah, qua ci passeremo un bel po' di tempo. Allora. No. Riproviamoci, vediamo un po' cosa succede. Oh, porca miseria. Che volo. No, questo cos'è?
Oh. Una tomba pesca. Ah, no. Beh. Sì, salta, 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 che tanto non ci sali lassù. Oh mamma. Ui. Porca vacca, che botta. Scusami. Sta povera Lara dirà, cazzo sto stronzo non poteva lasciarmi in pace, no. Ma cosa cazzo devo fare? Allora, apro la bova fa il giro. Magari qualcuno avrà già capito cosa devo fare, io però sono un po' ritardato, quindi. Poi stasera. La giornata ideale per fare ste cose. Bravo Ale, bella idea. Facciamo un'esplorazione della tomba proprio stasera. Che c'ho mal di testa. Sì. Evviva il mal di testa. Sì, porca troia, che cazzo! Ecco, merda! No, 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 no! Pesce, pesce! Qualcuno vuole del sushi? Ciao, sono Ale. Soffro di amnesia, non so che cazzo devo fare. Questi pali non bastano per attraversare. Il palo. Boom. Porca vacca. Allora, vediamo cosa devo fare. Non me lo ricordo. Hai ragione. Sì, no, certo, dimmi quando hai voluto fare questo gameplay, sì, dimmi come vuoi fare divertire quelli che guardano, praticamente vi sto rompendo in maroni perché state ormai da 8 minuti che mi state guardando in questo esatto punto, che gironzolo come un idiota, che non so che cazzo devo fare, ma... Salta, la prendo, vai, no. Aia, porca vacca. Sì. Allora, diciamo che mi sono prefissato di fare questo gameplay che dura più o meno sui 15 minuti toh. Vediamo se riesco a farvi vedere cosa cazzo devo fare nel tempo da me prefissato. Ora siamo a
Ai ai ai, siamo a 10 minuti quasi, tic tac tic tac. L'orologio scorre. 5 minuti. La boa sta spostando quei panni. No, ehi, scusa, bella. Ehi, a me non me lo dici. Ok. Mi mancano le mie telecamere di Biofo. Scherzavo. Ok, se faccio così. Ma aspetta un attimo. Ah, ma che forse io. Cosa ho fatto? Ah, volevo togliere questo puntalino qua perché mi rompe la minchia ogni cazzo di volta. Allora, vediamo un po'. È bello che continua a farlo. Perché praticamente io arrivo là, ecco, arrivo qui. Poi mi entra la mia sofferenza di amnesia e non mi ricordo più, quindi devo tornare indietro. Ehi, boa, vieni qua che ti porto con me sulla spiaggia. Non posso salire da qua, no. Mica che cazzo sto facendo? Che bordello. Cosa cazzo con... Ma sarò deficiente proprio. Ecco, si è fermata. Si è fermata. Ora ce la faccio, ce la faccio. Sì. Come no. Oh, 12 minuti. Fate vedere che devo interrompere il gameplay praticamente qua senza essere riuscito a... Figura di merda. Proviamo a passare di qua stavolta invece di fare il... Oh, vola! Culo! Non so perché continuo a farlo, ma è divertente. Aia! E continua a cadere giù come un povero cretino. Cruetino. Ok, aspetta, forse. Ah, bah, mi è venuta un'idea. Forse mi sono illuminato. Forse mi sono illuminato. Ma solamente forse. Mi è venuta un'idea. Ma vai, ma chi sono? Dai, dopo 20 anni ce l'ho fatta. Ecco, Cristo, è così che si fa. Scopriamo il mondo dopo un'ora e mezza. Yeah! Ma vada via la minchia. Ma no. Bene ragazzi, là c'è stato un piccolo sviluppo. No.
Ora, ora! Oh! Sì, dai, su, su! Bene, dai, 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 vabbè, non sono un Usano questo posto come dispenser po' del in cibo. ritardo, vabbè. C'ero più o meno. L'ho trovata, visto. Con una ventina di secondi in ritardo dal mio target, ma chi se ne frega, dai, però almeno. Ora andiamocene via. Da qui. Ok, dopo avervi fatto assistere a questa bella figura, nel senso che magari qualcuno di voi l'avrebbe fatto subito, però vabbè, avrei potuto barare, volendo, avrei potuto farlo. Merda, parla. Avrei potuto farlo, tagliare il pezzo dove non riuscivo e farvi vedere che ero un fenomeno, no? Però perché? Ci ho messo 15 minuti e chi se ne frega. Mi sono divertito però a sparare stro. Oh! Passata! Bene, torniamo alla spiaggia col nostro bottino. Aiuto, aiuto, luce! Eccoci qua sulla spiaggia. E quindi ragazzuoli, questa avventura di questa esplorazione è quasi giunta al termine. Dov'è la mia tenda? Eccola là in fondo, raggiungiamo la tenda. Io vi saluto già qua. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA. Ciao!